stata la mia passione fin da giovane. Teatro da giovanissimo, ancora con l'analogico, mi ricordo ancora la prima macchina che mi ha regalato mio padre quando avevo 16 anni, che era una Praktika. Quando cercavo qualche paesaggio, prima lo fotografavo, poi quando tornavo a casa lo riportavo in studio sottile. Poi piano piano sono appassionato, in particolar modo in età un po' avanzata, quando con l'avvento del digitale ho capito che dovevo affrontare nuove strade. Gli impressionisti usavano i pennelli, i colori ad olio, le tele, mentre noi che viviamo in questo 2000, con il digitale possiamo avere ciò che gli artisti di un tempo non potevano avere. Poi con l'avvento di grandi programmi come Photoshop che ci permettono veramente di fare grandi cose, ecco che piano piano ho lasciato perdere del tutto la pittura per entrambi in questo mondo. Secondo me fotografare non è che sia difficile fotografare, devi conoscere per fotografare. Io critico chi si usa la compattina, mette in verde e dice solo io sono un grande artista. Sì, vabbè, sei un grande artista, tesoro. Allora, devi conoscere la regola dei terzi, devi conoscere la composizione. Perché prima di tutto, secondo me, è l'occhio. Quando io guardo dentro al mirino, cos'è che penso? Penso, guarda, questo qui sarebbe un quadro che potrei appendere a casa mia. Quindi, fotografo, poi a casa con Photoshop e anche con quello che mi avete spiegato voi tramite i vostri tutorial, prendo tutto e riesco a casa a fare dei quadri che riporto su tela. Cioè, da una foto, la mia passione personale è di riuscire a tirare fuori un quadro. Allora, per le street utilizzo la G12 perché secondo me la reflex per le street non va molto bene perché è grande e grossa, diciamo, no? Intimorisce le persone, quando le appunti intimorisce le persone. Invece con compatta professionale riesce a fotografare senza anche tante volte essere visto. La mia Pentax con un Tamron 18-200, posso scegliere tutto fare che mi permette di fare, se ho bisogno di fare una street mi faccio una street, se ho bisogno di fare un paesaggio mi faccio un paesaggio senza dover tanto cambiare obiettivi. Quindi tutte quante cose veloci perché secondo me la fotografia è saper cogliere l'attimo anche nel paesaggio. Devi essere veloce, sta lì, cambi l'obiettivo, non cambi l'obiettivo, quelle cose lì. Già solamente pensare a cosa devi fare, secondo me, per la fotografia è qualcosa di perduto, hai perso l'attimo. L'Olga, quella per l'analogico, una camera giocattolo, mi ci diverto. E poi per smanettare, vedete, una semplicissima Canon 450, faccio un po' di tutto con 18-55. Questo per dirti per la mia attività di fotografo artistico, il paesaggio, perché io sono un paesaggista già per la mia cultura, divago un po', mi piace divagare, non mi piace restare fermo, io sono un eclettico. Stamattina per dirti, io sono partito, mi sono preso la macchina per fare street, mi sono partito, me ne sono andato in giro e ho fatto un po' di street. Poi specialmente con Photoshop, con CS6, che io sono rimasto meravigliato, ho scoperto nuove novità del CS6. A me non piace fotografare fiori, quelle cose, li mettiamo subito in chiaro. Colgo l'attimo, vedo l'attimo, la luce quando sono con i paesaggi, vedo il paesaggio. È una cosa secondo me bellissima. Bisogna studiare, bisogna apprendere. Senza lo studio è praticamente impossibile riuscire ad usare un programma come Photoshop al massimo della sua potenzialità. E Photoshop ti può dare di quelle soddisfazioni che sono cose grandissime, molto più della fotografia. No, vi ringrazio, io scherzi. Io vorrei trasmettere questa passione. Far capire agli altri, perché senti come parlo, cioè mi emoziona questa cosa. Io passo giornate intere, notti intere davanti al PC con Photoshop su. Quindi spero di essere riuscito a trasmettere un po' della mia passione con le mie parole.